little thing. Going down on that little thing. Oh, that's so cool, baby. Oh, that baby would let me be. Oh, that baby put it in a little higher. Oh, that baby just destroyed this man. That baby jumped around on me. Oh, her little robe all for me. Dagli studi anonimi di Cibe di Radio Web, ancora una volta sulla cima dell'onda con Vito Uruz, Mr. Blonde e come apertura oggi The Cramps. Vito Casu. Siamo tornati per il consueto appuntamento del giovedì sera con il rock and roll, il surf di sulla cima dell'onda, questa volta, questa sera, qui dallo studio anonimo. Ci sarò io, Vito Uruz, con Mr. Blonde a condurre questa puntata di Sulla Cima dell'Onda, I Caduti dall'Onda, si chiama questa puntata. Eh sì, sulla scia di Cime da 90, che hanno parlato di meteore, anche noi oggi ci occuperemo un po' di quelli che non si è cagato nessuno praticamente, o perlomeno insomma hanno avuto poco successo. Purtroppo stasera mancano Bob Mr. Pink, non sono riuscito a azzeccare il nome, e la nostra Miss White, che purtroppo non sono pervenuti stasera, però insomma sono nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Può darsi pure che dopo passi, no? Bob aveva le prove degli Apollo 13. Perfetto. Allora parleremo, vorrei dire subito il pezzo che è andato, The Cramps, Hair Love Rabbit Off, giusto Paolo? Off non c'entra niente, però non c'entra niente, così. Hair Vogliamo Love dire, Rabbit. Sì, abbiamo iniziato con loro che si dice siano i precursori dello psycho rockabilly, o psico rockabilly, non so ancora come si dice. Però la canzone era di Carl Perkins, ti ricordi quello che l'altra volta abbiamo insultato un po' perché non riuscivo a dire il suo nome, che comunque faceva parte del Million Dollar Quartet, insomma lui, sempre lui. Allora partiamo subito con qualche meteora in bronze, però oggi ti sei preparato la scaletta, vedo, eh? Sì, bravo, ma tanto sono meteore, non c'è scritto niente in giro di nessuno. C'ho solo un mezzo libricino qua, però no, la scaletta non è poco e nulla, è mezza pagina. Diciamo stasera che potrebbe essere anche superflua, però ce l'abbiamo. Sì, ce però l'abbiamo. Mi fa stare più sicuro. Roberto mi ha contagiato. Voglio la scaletta con i colori celesti, il fucsia. La scaletta in legno, però colorata, diciamo. E salutiamo anche che c'è un ospite, la nostra valletta, come a Sanremo. Noi abbiamo la nostra valletta, che è Ilaria lì, comodamente seduta di fronte alla stufa spenta. Prima mi ha... Vabbè, c'ha il finto condizionatore acceso. Comunque,
per il 6 marzo vogliamo dire come si vestirà la signorina? E beh, sarà una serata a tema, quindi sarà tutto giapponese, ma non svegliamo, perché lo sveleremo nel corso della puntata per tutti i radio web ascoltatori all'ascolto. Restate in ascolto perché sveleremo come si vestirà Ilaria, cioè è una cosa, ragazzi, da sapere, dovete restare lì incollati alle vostre cuffiette. Bene, bene, allora vogliamo partire subito con questa meteora, l'hai caricata, l'hai messa? Sì, ne ho messa una che si chiama The Atlantic's Reef Break. Sì, bravo, proprio quello che non c'entrava proprio niente, questo è il gruppo surf che il caro Bob Mr. Pink mi ha consigliato e che le notizie che darò successivamente, no, comunque vogliamo partire con questa, partiamo. Vai, con ce questa. Ce la andiamo ad ascoltare, sulla cima dell'onda, siamo a surfare. Ebbene sì, qui sempre dallo studio anonimo siamo ritornati dopo questo pezzo, questo gran pezzo selezionato da Mr. Blonde, suggerito da Bob naturalmente, da Bob e Mr. Pink. Erano gli Atlantis, insomma, famosi più che altro per un altro pezzo chiamato Bombora, che termine che diciamo... Oh, ma perché mi distrai? Allora, ogni volta che devo leggere sta minchio di scaletta c'è sempre qualcosa che deve interferire la mia attenzione. Tu vai a braccetto, vai tranquillo. No, stavo leggendo il fatto di Bombora, che significa il rumore che fa. Oh, ancora! No, io me ne vado. Perfetto, allora, vai, Bombora. Mentre io parlo, c'è Vito Casulli che fa il teatro delle marionette, praticamente. Cioè, sembra che stia giocando a 7:30 a Brisco, il colpettino d'occhio, le cose. Oh, io mi devo concentrare a leggere.
Allora, vai, vai. Oddio, mamma, arriva pure il segnale in ritardo. Però la fate apposta. Dai, dai. No, io ho dato, dalla prossima volta vengo senza scaletta. È stato scritto nel... Che cosa? No, non lo Bombora. No, finiscila, dai, sì, dai, dai, no, stavo dicendo che era un pezzo del 63. Sto dicendo di questo gruppo che è nato nel 61 e che è famoso per questo Bombora, insomma. Allora, nel frattempo io non sento purtroppo la musica che va come sottofondo. Spero che ci sia una... Ci sia, c'è. Ok, c'è. Posso stare tranquillo, sì. Allora, dovevamo partire da una meteora, invece siamo partiti direttamente dalla presenza di Bob Mr. Pink. Stavo di nuovo dicendo Roberto Antonacci. Che ti ha consigliato questo pezzo, quando, come, dove e perché? Ieri sera gli ho mandato una mail, ho detto: oh, Robè, dammi qualche pezzo di qualche pezzo surf, tu che sei un cazzuto dell'argomento, e mi ha dato questo. Perfetto, ha selezionato questo, quindi è comunque Bob Mr. Pink, anche se non presente fisicamente, però comunque c'è con l'animo surf rock and roll qui con noi. E fazzati. Allora, vogliamo andare subito avanti con un altro pezzo? Io oggi sono proprio voglioso di sentire questi brani che a me piacciono tanto, li ho ascoltati prima. Allora, sono andato a selezionare qua nella playlist Monaci del surf Bossa Nova. Vuoi dirci qualcosa anticipatamente? Ma mi stai prendendo per il culo, caro Vito Casulli? Perché? Stai mettendo tutti i brani che ha selezionato Bob Mr. Veramente? Pink. Sì. Allora, bravo. Dimmene un altro. Billy Lee Riley. No, dato che siamo partiti allora su questa onda surfista, continuiamo e andiamo col brano, va, che col tutto il rispetto è stupendo, però che è un po' surf e un po' bossa nuova, e ce l'andiamo ad ascoltare. Loro sono i Monaci del Surf. E parte sempre qui dallo studio anonimo di Cime di Radio Web. Sulla cima dell'onda c'è sempre Vito Roots, Mr. Blonde, Shaman, Cupez, che non arriva. Sta arrivando? Arriva? Come l'onda? Vola? Nel frattempo posso fare... Non c'è niente del pezzo. Io direi... Ah, ecco, è partito. Doveva creare la sua... Ah, proprio parte così. Sì, parte così. Vai.
caro Paolo. Sì, sì, ti ricordo. Ecco, ora sono tornato e non c'avevo il microfono spento, purtroppo. Ah, quindi sentivo solo la mia voce e sì. Dicevo sì. Loro, loro erano i monaci del surf, siamo ritornati con questo motivetto che fa parava papà, parava, che mi ricorda un po' Nino Ferrer e il suo baccalà, un po' di pane. Infatti con i monaci del surf siamo ritornati naturalmente in Italia, insomma, nell'ambito italiano. Loro sono un progetto nato nel 2007 a Torino e hanno esordito nel 2012 con l'album che portava il loro nome, insomma. E quindi, dato che hai scelto tutte le canzoni di Bob Mr. Pink, ne rimane soltanto una che ci andiamo ad ascoltare. La Popoline, l'abbiamo anche ascoltato questa nelle prime dieci puntate di Sulla Cima dell'Onda, sai, gli albori, forse. Se non posso è. Dire qualcosa in merito a Nino Ferrer, che è stato un grande, consiglio a tutti di andare ad ascoltare Nino Ferrer, che poi è colui che ha scritto Vorrei la pelle nera. Ah. Ha scritto lui, oppure Viva la campagna, ripresa anche dalla banda Bardot. Un tipo un po' stralunato, un po' pazzo, diciamo, in cui se andate a ricercare su YouTube un video Viva la campagna di Nino Ferrer, lui addirittura cade per le scale, si riprende e continua a cantare. Lui purtroppo morì in seguito a un incidente stradale, è un tipo un po' particolare, però è stato un grande della musica italiana, il grande Nino Ferrer. Bien, 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 muy, muy bien. Allora, la prossima, allora, qual è sì. quella che ha scelto? Allora, erano i The Lively Ones, okay. Con naturalmente Popoline. Ok, vado a selezionare subito un attimo. E con questo salutiamo per l'ultima volta il caro Bob Mr. Pink e lo fanculizziamo fino alla prossima puntata, che speriamo, insomma, ci faccia onore della sua presenza, insomma, poi ci facciamo sempre un sacco di risate, quindi va bene, ti aspettiamo! Ma sentiamo la canzone. Sta partendo sulla cima dell'onda. Sempre Vito Roots, Mr. Blonde e la nostra valletta Ilaria. Ciao. La nostra valletta Ilaria ci ricordava che queste canzoni non hanno testo. Perché non hanno testo? Mr. Blonde, perché? Ce lo spieghi tu? Ora ci voleva il caro Bob Mr. Pink. Comunque, diciamo che i pezzi tradizionali surf hanno quasi tutti, cioè sono quasi tutti strumentali, insomma. Sì, soprattutto quello tradizionale, quello antico.
sono un po' così difficili all'ascolto, giusto? Cioè, eh sì, la cosiddetta musica di nicchia che ascoltano solo gli... i pazzi e, e Ciccio Cerra. Ricordiamo un grande gruppo surf, che sono i Surfer Joe, che vengono direttamente da Livorno, che abbiamo avuto modo di vederli a Manduria, frantoio Ipogeo. A Torre siamo andati, a Torre Santa Susanna. Abbiamo avuto l'occasione di sentirli. Anche. Ed effettivamente la musica surf è difficile nell'ascolto perché è tutta strumentale. Però diceva anche Surfer Joe, il cantante dei Surfer Joe, che la musica strumentale lascia spazio all'immaginazione. Perché è vero che ci siano le parole in alcune canzoni, rock and roll e quant'altro, ma l'assenza delle parole lascia spazio all'immaginazione. Eh certo, certo, lascia spazio anche ai sogni. A proposito del quindi... pezzo, Lively Ones, Pipeline, sì, è il pezzo. È stata messa questa canzone in Pulp Fiction, insomma, di Tarantino, è diventata famosa per quella. E se non erro, abbiamo già ascoltato. Però, siccome avevo voglia di risentirla, l'abbiamo lanciata lì, insomma. Vito Ruzzo, possiamo finalmente parlare di ciò che accadrà questo 6 marzo o ancora dobbiamo mantenere... dobbiamo lasciare un attimo ancora di suspense, perché Ilaria poi ci svelerà come si vestirà il 6 marzo in occasione della Jam Session che si terrà al The Factory Urban Lab qui a Palagiano, in Palagiano. Allora, questa puntata, I Caduti dall'Onda, Meteore, Cime da 90, questa è una rubrica che fanno a Cime da 90, Meteore, ovvero quei cantanti che hanno proposto un pezzo, l'hanno lanciato, è andato di moda e poi tutta una volta è caduto. Qua anche loro... E che se li mortacci tu hai iniziato dal... Scusa... Sempre con rispetto, sempre. Però hai iniziato con le canzoni surf, su cui ho qualcosa per disannunciare, punto e basta. Che vuoi da me? Cosa mi tedi l'anima? Non ti ho detto nulla. Ti ho solo detto... Era un attacco? No, non era un attacco. Allora chiedo venia per questa mia... No, meno male, va. Qua è finito anche il sottofondo. Mi sono agitato inutilmente. Perché ricordiamo che io, la regia, al microfono... Tutto lui. Mr. Blonde mi stava aspettando. E oltretutto ho anche un segreto da svelarvi che vi svelerò a fine puntata, mio personale. Non quello che... No, è proprio quello che però... devi cagare, non l'ho detto. No, sta facendo dei perdi, delle scuregge veramente insopportabili, perché... Abbiamo rovinato la mia reputazione perché Paolo doveva fare sulla cima dell'onda, va bene? Così siamo la arrivati. Prossima volta vieni, impari di venire a fare la trasmissione mangiato e cagato, possibilmente. Birra in corpo, però almeno cagato la base ci vuole, cacchio. Va bene. Comunque vogliamo subito iniziare con qualcosa della Sun Records, finalmente, di cui ho tanto e tanto da dire. Bugia, non c'ho proprio un Kaiser. Comunque lo dico ora, lo dico dopo. Che cosa no, vuoi? Lo dici ora, no, lo ora, dici tanto, ora. Ora come lo becchi becchi una posso canzone. Posso beccare sì, una becchi, canzone becchi qualsiasi. Becchi tutte meteore, speriamo che ti colpiscono in fronte. Vediamo un po' se stasera ce la facciamo a fare sta benedetta. Vado già con la musica, Paolo. Faccelo ascoltare, caro Vito Ruzzo. Sulla cima dell'onda, Vito Ruzzo, Mr. Blow. Gone and it jump all night, gonna feel like rocking. Yeah, I feel like rocking. Now, if you ever been rocking, you know just what I mean.
E sì, sì, rientriamo con dopo aver ascoltato Kenny Parchman. I feel like rocking. C'ero quasi riuscito a dirlo. Bene. Kenny Parchman è stato un rockabilly, un musicista rockabilly associato alla Sun Records, di cui ci parlerà il nostro caro Mr. Blow. Ma chissà perché fra le tue righe assaporo sempre una presa per il culo, cioè che veramente per la mia Paolo, scaletta. Io non devo parlare proprio per te, cioè non posso dire nulla, posso dire niente. E questa è ragione, dai. Vai. C'hai ragione. Parlaci della Sun Records, dai. Ora sì che mi hai dato la carica giusta. Sì, sì, la Sun Records, fondata da un certo Sam Phillips, che ci siamo chiesti, ma è lo stesso quello che faceva le cassette di plastica, i dischi di una volta o no? Oh, perché qua nel 51 dice che ha fondato una certa The Phillips, però non dice nient'altro. Perché poi fonda la Sun Records nel 52, insomma, quindi... E pensa che all'inizio faceva solo musica nera, solo artisti neri, insomma. Poi nel 52 ha iniziato a sentire il sentore di Elvis e ha detto vabbè, apriamo pure la Sun Records a sti bianchi puliti. Ah, quindi è passato dalle persone di colore ai bianchi. Però per i primi un po' discriminatoria la cosa. Sì. Però i primi bianchi non hanno avuto successo e lui non neanche li pubblicava, perché diceva che lui aspettava un certo messia che fosse bianco però avesse la temperanza del negro, diceva lui. E poi dopo due anni, appunto nel 54, è arrivato quel bello macciome dell'Elvis Presley. Di cui Elvis Presley, no, si dice che fosse... cioè che seguisse la cose sentite, non voglio suscitare scalpore o quant'altro, che era musica del diavolo. Pito, allora noi quando facciamo le puntate tu dove cazzo si può dire cazzo a questo? Sì. Tu dove stai a questo? Perché dimmi. L'abbiamo detto un sacco di volte che questa era la musica del demonio. Anche l'altra volta l'ho detto che i Million Dollars Quartet, nonostante fossero i quattro discepoli di Satana sulla terra, cantassero solo blues, rhythm and blues e gospel. Vedi, tu non apprezzi le mie scalette. Ora lo puoi dire pubblicamente. Lo puoi dire. È un italiano arcaico, Vito Casulli. Lo puoi a dire che la mia scaletta ti fa appena schifo. Là ci sta. No, assolutamente no. E vorrei ricordare a tutti i radio web ascoltatori da dove stiamo trasmettendo, che è lo studio anonimo di Cime di Radio Web, qui sulla cima dell'onda, con questa puntata I Caduti dall'Onda. Abbiamo parlato adesso della Sun Records, fondata da Phillips. E ti posso dire che anch'io sono un ex caduto dell'onda, sempre ritornando a quel discorso dell'altra volta. Al fatto dove abbiamo appoggiato i computer in questo momento. Sono tutte puntate a sfondo personale, diciamo così. Sempre decontestualizzando tutto, insomma, perché così si va avanti, decontestualizzando le cose. E poi è un termine che abbiamo imparato e che fa tanto figo, diciamo pure la verità. Che ci sta piacendo. Allora, diciamo, no, stavamo parlando di Meteo. Abbiamo là Ilaria che ci sta seguendo da un altro canale con le sue cuffiette, la nostra Valletta, che sta facendo un po' di ascolto, diciamo. Ci là si sente bene? Ah, sì, meno male, sì. Ha detto di sì. Allora, dicevamo che queste meteore sono state tali anche perché, purtroppo, per fortuna, Sam Phillips, Phillips, si concentrava su questi grandi colossi, giustamente. Tra cui, vabbè, Elvis, Chuck Berry, Jerry Lewis, che sono stati poco o tanto nella Sun Records. Comunque si concentrava maggiormente su questi grandi artisti e purtroppo non aveva soldi, diciamo così, da investire su questi giovincelli che sono rimasti lì in un cantuccio. Alcuni hanno cambiato addirittura genere, alcuni hanno cambiato casa discografica e magari hanno fatto successo. Ma quindi meteore a causa della Sun Records? Sì, diciamo non di sì. A causa di pezzi
fatti magari che non hanno avuto successo, ma di una casa discografica che non è andata a buon fine. No, una casa discografica che non poteva badare a loro, sostenere, perché erano i pischelletti di quartiere, magari anche bravi, che però magari, cioè, non aveva spazio. Alla fine la Sun Records era un guazzabuglio di artisti, che davvero tanti artisti che andavano lì, registravano, alcune cose andavano, alcune cose no. Scusate, si dice anche che anche su Jerry Lee Lewis, ora, quando hanno fatto alla fine il cofanetto di Jerry Lee Lewis, hanno trovato registrazioni tipo di 270 canzoni. Non sono mai state pubblicate. Sono state pubblicate grazie ad altre case discografiche. Okay, perfetto, perfetto, perfetto. Sempre delle nozioni. Delle nozioni giuste qui a Sulla Cima dell'Onda. La tosse è quella che non manca mai. La peste bubonica, c'è tosse. No, è perché l'onda ci ha proprio investito. Sì, la sabbia nel naso. Sì. Stavo giocando con la sabbia. Certo. Andiamo avanti con la musica. E sono andato a selezionare qui dalla playlist della nostra console del grande Spreaker. Siamo andati, vado a selezionare Ray Harris, Come On Little Mama. E la tosse continua sulla Cima dell'Onda. Vito Roots e il 118. Ciao, Yuce. Bene, bene, sì, rientriamo qui sulla Cima dell'Onda. Abbiamo ascoltato Ray Harris, che vado a leggere qui che è stato un rockabilly americano, un musicista e anche scrittore, e ha formato una band con Wayne Powers e ha scritto delle canzoni, Come On Little Mama, che abbiamo appena ascoltato. Anche ha scritto ha scritto come canzone anche Greenback Dollar, Watch and Chain. E questi sono anche sempre artisti con la Sun Records, Sam Phillips, vado a leggere qui. Vito, e c'ho sempre la mia Wikipedia che mi torna in aiuto, in soccorso. Sì, andiamo, io invece vado un po' più sul cartaceo, perché Wikipedia ormai ha rotto le palle, quindi cerco di prendere qualcosa. Vedevo che prima stavi vedendo anche sul libro che tu hai, che si chiama A Rockets in My Pockets.
Sì, l'ho trovato bello. Così e cerco di studiacchiare un po' in mancanza di Bob Mr. Pink, insomma. Prima era lui la mia Bibbia. Il tuo mentore. Ora purtroppo è andato per la sua strada e mi ha lasciato così, povero discepolo nel mondo del rock and roll e del surf. Ma vogliamo svelare già il nostro sottofondo o la tosse fa da padrona? No, aspetta, ogni tanto devo prendere il salvavita Beghelli, quello che mentre faccio la trasmissione, se mi viene devi schiacciarlo. Track, schiaccio il 118 pronto qua. Va sotto. Bene. Sì, vogliamo dire qualcosa, che sì, il sottofondo, sono di quegli scalmanati lì, sempre in onore al caro Mr. B. Oh. Sembra che sia ormai defunto questo Bob Mr. Pink, ormai ne parliamo troppo, l'abbiamo troppo idealizzato. Lo sai che ho visto un articolo che hanno scritto su Bob Mr. Pink? No, su Ciccio Cerro. No, scritto in internet Ciccio sugli Atollo. Ah. E okay. Guaglio, hanno fatto anche lì l'errore, li hanno chiamati Apollo. C'era scritto Apollo 13. Ormai è consuetudine, questi ragazzi con questo nome non vanno proprio d'accordo. Dobbiamo evangelizzare di più, Vito. Abbiamo fatto poca evangelizzazione, poca e male forse in questo periodo. Dobbiamo metterci d'impegno, vero, cari Atolli? Eh beh, sì, ci risponderanno domani sicuramente, perché ora non penso siano all'ascolto. Stanno provando. Di qualcosa di nostrano, vorrei anche spendere due parole per quanto riguarda il Dopo Lavoro, un grande club aperto a Brindisi nei pressi della stazione, nella piazza proprio della stazione, dove ci lavora il nostro grande amicone Scuppetta, organizzatore dell'Erchi Rock and Roll Party. E come, e quindi anche lui ogni puntata ormai lo citiamo. Però non gli sbagliamo mai il nome, qualche volta lo dobbiamo chiamare Scappetta, no? Vabbè, fino a mo non mi è mai successo. Mo non mi tirare i piedi, che già so balbuziente e timido e introverso e sbaglio tutti i nomi. Va bene, non mettiamo il dito nella piaga. Paolo, hai qualcosa da dire ancora? O sì, sei la tosse? Chiamo tu 118 di nuovo. Dai. No, io vorrei nel frattempo sentire qualcos'altro, così magari... Ah no, stavamo sempre parlando di queste meteore, che bene sì, o male... Sì, da... come dire, da... da count autori così non hanno avuto magari successo e che poi magari... fondando band, come tu dicevi prima, anche Kenny Parchman era? Ray Harris. Sì, vabbè, anche altri, insomma, hanno fatto parte di altre band, hanno fatto, come si chiamano quella che c'è il cantante fisso e poi c'è la band che certe volte è quella, certe volte cambia. I, come dire, i freelance della musica, che sono ora in un gruppo, ora in un altro. Non lo so. Ci voleva proprio Mr. Pink. Comunque, vabbè, hanno suonato, poi hanno fatto parte anche loro. Non so chi di loro, poi mi andrò a informare. Hanno fatto addirittura parte dei Beach Boys, insomma, qualcosa del genere. E comunque, ripeto, la storia era sempre quella, ne parlavamo anche prima. Non si sa se era più facile, era più facile o più difficile diventare famosi a quei tempi, sai, esatto. I soliti discorsi. Sì. Perché metti sto Sam Phillips, si dedicava maggiormente a Elvis, a Jerry Lee Lewis, chiaro, a tutti gli altri, e tralasciava nell'ombra magari altri, insomma. E infatti se vai a fare delle ricerche, scusami se interrompo, su Ray Harris o Kenny Parchman c'è pochissimo di detto, di scritto. Sì, c'è pochissimo. E ripeto, avranno fatto parte di altri gruppi, insomma, che poi hanno fondato. Proprio perché si dava più spazio a Elvis, alla superstar, diciamo. Portavano i soldi, l'argent. Scusami, ricordami gli anni, in che anni? Era nel 50? Sì, 52. Vabbè, intorno al 52, cioè sì. Elvis debuttò, esordì nel 54, quindi parliamo dal 52 al 56. Alcuni hanno... come quelli che sentiremo dopo, Sonny Vargas, sì. Cioè poi è diventato anche, ha fondato altri gruppi, addirittura hanno lasciato l'America per cercare poi fortuna in Europa nel 71, però con i Pitchers, quindi sono tutti musicisti bravi che però insomma sono rimasti un po' così. E c'è da dire anche che comunque la Sun Records comunque ha anche mandato a casa grandi artisti che poi sono diventati famosi, ma che purtroppo non avevano superato
come dire, i provini. I provini, sì. Sì, 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 sì. Tipo X Factor, diciamo. Sì, sì. Ci chiedevamo, ma era più facile o era più difficile allora sfondare? Ma questo non lo sappiamo noi, probabilmente lo sa chi è più preparato di noi, come penso gli Atollo, o chi viveva in quegli anni effettivamente. Anche sì, perché Ciccio Cerra sicuramente in quegli anni viveva, perché lui già era ora cioè aveva circa l'animo. Sì, sì, lui era nato circa nel 1800. Reincarnato. No, lui è nato proprio nel 1860 e Fazzati li porta bene i suoi anni, insomma, si è visto molti generi musicali. E poi in quegli anni forse erano gli anni pure dello swing in Italia, probabilmente in America andava il rock and roll, perché anni 30 penso negli anni 30 è andato più lo swing in America, poi lo swing si è spostato in Italia e là è andato il rock and roll. Sì, sì, anche. Vabbè, c'è anche da dire rock che poi sono usciti tutti quei cantatori italiani, esatto, che poi hanno rifatto, esatto, canzoni insomma di americani e viceversa. No, viceversa no, però va bene, no, va bene. Ci andiamo allora, a ascoltare una canzone che hai citato di Sonny Vargas. Sì, Vargas, sì. Che è Tracking Down the Avenue, Shami Wanyu sulla cima dell'onda. Tenetevi forte su Sall'Onda con Vito Ruz e Mr. Blue. Ciao. Well, I got a gal, her name is Louie. She does a dance on a flatbed, Susie. She's trucking on down that avenue. Now there's a song called Susie Q. People don't like it, they argue. Yeah, trucking on down that avenue. Waiting for a streetcar to come along to go to pretty girl, and now I'm gone trucking on down that avenue. Ed è finita la canzone perché sto facendo 10.000 cose qui al computer, alla console di cime di Radio Web, questa Radio Web fatta di cime. E non ce ne siamo neanche accorti, insomma, che i Beatles andavano così per i fatti loro, esatto, per la radio, esatto, sguinzagliati così. Esatto. E allora, quindi, allora lo vogliamo svelare sto benedetto qua, vestito? Cioè, Ilaria, mo, ci diceva che siamo, capito, troppo nerds. Ma che significa sta non ti far sentire da Ciccio Cerra che ci chiami nerds del rockabilly. Cioè, veramente, non ci capisco più niente. Ci spara in fronte da 3 km. Cioè, il diaframma schiacciato. Devo andare in bagno. Non so da che cosa si vestirà Ilaria giovedì 6 marzo alla Jam Session che si terrà al The Factory Urban Lab. Ditemi, si può continuare così? No, si può proprio no. continuare così? Diciamo, sei proprio un uomo infelice, Vito Ruz, davvero. Lo so, Paolo. Però se tu mi daresti più nozioni su queste cose, forse sarei più contento. Ancora? No, posso rileggere ciò che ho già detto? Sì. No, tanto dai. Mo si sono messi all'ascolto. Ah, sì. Sì. No, dai, poi mi sento prendere per il culo, mi dice no, sono no, troppo no, 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 stai no, scureggiando, no. Ti sei inclinato. No, fai il nerd. No, fai no, abbiamo detto nerd. Che questo era Sonny Burgess con i Peaches. Ridiciamo che questi sono stati famosi in Europa soltanto nel 71. Sicuramente non con questa canzone. Però, insomma, stavo cercando in realtà altri gruppi che
non hanno avuto successo con la Sun Records. Oh, che vado, invece... vado a leggere che nei primi anni 50 Sonny Burgess played boogie boogie music in dance halls and bars around Newport. Cioè hanno fatto la musica boogie boogie. Cos'è questa musica boogie boogie? No, fecero un gruppo, fece un gruppo questo qua con di musica boogie boogie, ma non so neanche come è andato, insomma. Rocky non c'era... Road Ramblers. Sì, sì, ce l'avevo anche scritto. Guarda, ormai so tutto. Devi far scoppiare le casse, perché qui dallo studio anonimo senza sottofondo di Cime di Radio Web va andando in onda sulla cima dell'onda con Mr. Blonde, che si lamentava pure che ci aveva uno sure alle mani con la tosse e con quant'altro. Che cosa c'è tenevo, no? Boh, la tosse. No, niente, stavamo parlando della Sun Records, che è l'ultima nozione che vorrei dare, che purtroppo Sam Phillips vendette la Sun Records nel 1969 dopo che si era sbonnato di soldi e che era diventato, insomma, un pezzo grosso nell'ambito, insomma. Addirittura nel 1986, bensì dopo quanti anni? 20 anni, è stato dichiarato patriarca del rock and roll. Ma in realtà ha soltanto avuto la fortuna di dare spazio a gente brava di per sé, insomma, i produttori alla fine fanno quello. E pensa tu che gli studi Sun Records in realtà erano dei bugigattoli di studio, cioè ce n'era soltanto uno praticamente. In America, okay. Non so se era Tennessee o non so dove. Memphis. Vabbè, comunque fatto sta che era uno studiolo di 5 metri per 6, quanto più o meno, un po' più grande della nostra Cime di Radio Web alla fine, se ci pensi, signor Casulli. Però là dentro ci sono entrati fior fior di artisti. Là dentro ce la faceva Elvis a entrare col ciuffo. Noi però ci abbiamo fior fior di cime che loro non avranno mai. Esatto. Abbiamo tutte le cime che vanno in onda dal lunedì al venerdì con i vari programmi, che vorrei velocemente ricordare. Con lunedì, il lunedì c'è Chuck si ascolta, che ci mette sul comò. Il martedì va in onda Cime in Sound, Cime in Flow. Il mercoledì, a volte, quando capita, quando ci sono le interviste, c'è Sfioriscono le Cime. Il giovedì c'è Cime da 90 e Sulla Cima dell'Onda. Il venerdì ho tanta voglia di cime. E ho dimenticato qualcuno? Vito Ru, se te li dimentichi tu... Una parola, no? Quella è la testa, cioè... te lo puoi permettere, su, è elencato un sacco di programmi, di cime, di programmi. Quindi è normale che in attesa che ritornino sempre i disperati Erotici Stomp. A breve probabilmente ritornerà Cime di Reggae, cioè il reggae ritorna a Cime di Radio Web. Ci proviamo, vai Paolo. Bene. Allora, e continuiamo con le meteore di questa sera, insomma, che abbiamo scelto per noi e per voi sulla cima dell'onda. Vito Ruz, qua stiamo andando davvero alla grande, cioè davvero avevi detto che non c'era. La prima cosa che si è lamentato, ha detto non ci sono pezzi, ha detto Vito, questi non ci sono pezzi, ma sono davvero delle chicche che mai nessuno ha mandato in radio in Italia, forse neanche in Europa, forse neanche nel mondo. Abbiamo svelato anche forse delle piccole curiosità riguardo proprio questa casa, la Sun Records, che teneva a produrre di più Elvis Presley e invece ha mandato proprio a mare, diciamo, proprio nel termine di Sulla Cima dell'Onda, mandato a mare una serie di artisti tra cui Kenny Parchman, Ray Harris, Sonny Burgess, e ora ci andiamo ad ascoltare invece Billy Lee Riley con Trouble Bound. Yes. Sì, yes. Ci proviamo? Yes. Ce ne andiamo ad ascoltare? Vai. Ringraziamo Ilaria invece che lì ad ascoltarci con le sue cuffie sulla cima down. Well, she
questo era Billy Lee Riley. Lui era uno delle meteore che poi ha fondato una band che è diventata la punta di diamante dei Sound Studios nel 1962. Loro erano The Little Green Men. E lui, per esempio, qualcuno se l'è inculato. Prima ti dicevo, i turnisti, non mi veniva il termine. Lui ha suonato, per esempio, come turnista nei Beach Boys, ma poi con Dave Martin, insomma, con un po' di artisti. Questo qualcuno un po' se l'è inculato, qualche notizia l'abbiamo presa, insomma. E niente, ti ho infettato la tosse, eh? Ora sta anche Vito Casulli sta morendo di tubercolosi. E niente, quindi Vito Casù, qua le meteore piano piano stanno sgocciolando verso l'infinito. Cosa avevi da dire su Billy Lee Riley? Vito, ciò che ci avevo da dire l'ho detto. Io sono andato a spulciare sempre su Wikipedia. Vai, che hai trovato? Ed è stato, cioè, è memorabile, dice, per aver ha registrato Rock With My Baby and the Red Dot, cioè rosso. È nato in Pocahontas, nell'Arkansas. Ti piace il nome Pocahontas? Eh? Il figlio di un sharecropper, Riley, ha imparato a suonare la chitarra in una fattoria di lavoratori di colore. Sì. Il nero torna sempre, fortunatamente, davvero hanno fatto forse la storia. L'origine. Aspetta, c'è qualcuno che ci scrive in chat. Cinzia Vinci che dice tubercolosa. Ciao ragazzi vecchi. Saluta Cinzia Vinci. La tubercolosa. Forse una delle poche che ci sta ascoltando a quest'ora, che siamo in diretta per Sulla Cima dell'Onda dallo studio anonimo, io essere russo, mentre ricordiamo che ci sono là le Olimpiadi invernali a Sochi. Ma io non ho spaccetto. Sono spaccetto? Non lo so, io non le seguo. No, neanche io, però ero finito. Ok, allora Paolo, dai, facciamoci queste altre paio di meteore tranquille. Da chi vuoi partire? Dimmi un po', da chi vuoi partire? Johnny Powers. Vai. Ci andiamo ad ascoltare Mama Rock e poi ritorniamo per i saluti qui per Cime di Radio Web sulla Cima dell'Onda, i caduti dall'onda Vitus. Aia, Mr. Blood, sono caduto, aia, incrociato. Ma l'onda non fa male, ti cattura e ti spacca. Mama, could it be that there's something wrong with me? I got a feeling in my soul. Think this is that rock and roll, but it's wrong. Oh yeah, it's wrong. So, I can't resist that rock and roll, but it's rock. Oh yeah, it's rock. Abbiamo ascoltato Johnny Powers con Mama Rock, un pezzo anche questo, penso, no? Registrato
Sì, agli studi della Sun Records. Insomma, dicevamo che comunque i ritmi che c'erano in quel piccolo studio di 5 metri per 6, come dicevamo prima, leggevo qui che erano davvero veloci, non era come ora, insomma, prima in un'oretta erano capaci di registrare 2, 3, 4 brani alla volta, insomma, quindi andavano di buona lena. Ed è anche forse per questo che magari di materiale ce n'era e alla fine doveva sto benedetto Samuel Phillips doveva spulciare da tutto il materiale che aveva a disposizione, che poi pensa tu, e andavano con il nastro, cioè non è che avevano il computerino dove in 20 kg di attrezzatura c'è dentro tutta la musica, no? Quelli c'erano le bobine, le cose, le registrazioni, i vinili, le cose, cioè davvero in uno studio davvero così piccolo. Forse già la metà dello spazio era dedicato da ste cose che ingombravano la stanza. Insomma. Perfetto. Americano, un cantante, scrittore e produttore specializzato nel rockabilly. Lo sai a che età ha iniziato lui la sua carriera? 14. 14 anni. Lui ha iniziato in un locale, in una band locale di Detroit che faceva musica country, ed erano conosciuti come Jimmy Williams and the Drifters. Eh sì. Ah, che e poi successivamente, scusa, è diventato un fan di Carl Perkins e del giovane Elvis Presley. Infatti, se andate a spulciare le sue immagini, le sue foto di quello che era, c'ha il ciuffo proprio identico a Elvis Presley. Era un fan di Elvis Presley. E io qui ho tra l'altro tra le mani invece coloro che hanno fatto fiasco alle audizioni della Sun Records. E tra l'altro trovo Johnny Brunette del Rock and Roll Trio. E anche Jimmy Wages, che registrò, però non vide nulla di pubblicato di suo, insomma. E vedi, malgrado queste cose, insomma, poi hanno trovato altre case discografiche, insomma, che l'hanno prodotta e hanno fatto il macello, insomma. Quindi non era un santone sto Sam Phillips, insomma. Poi ripeto, aveva grossi cavalli di battaglia che davvero sfornavano pezzi a manetta, insomma, ripetiamo, come sempre Elvis e compagnia bella. Riguardo Powers, un'altra curiosità che sono andato a vedere è che nel 57 ha registrato nella ora defunta Fox Records, che era una etichetta intitolata Long Blonde Hair, cioè capelli lunghi biondi, cioè una cosa che non c'entra proprio niente con rockabilly, no? O sbaglio? Lo stile del rockabilly è il ciuffone, perché ti devi uscire il pettine e ti devi pettinare mentre stai suonando. E forse c'era insomma, era una catena di surfisti, di quei trogloditi surfisti, non lo so. Comunque. Concludiamo questa puntata? Sì, ormai le nostre meteore sono sfumate, sono sfuggite, hanno brillato per un attimo e sono andate via. Perfetto, io sono andato a selezionare un ultimo pezzo, perché dove ci sono meteore che cadono, ci sono stelle che provano a salire lì in cielo, e io sono andato a spulciare un pezzo, salutando tutti i radio web ascoltatori che ci hanno seguito, Vito Roots, Mr. Blonde e la nostra valletta Ilaria lì con le sue cuffiette. Salutiamo tutti i radio web ascoltatori per questa grandissima puntata di Sulla Cima dell'Onda, per Cime di Radio Web, con un pezzo che ci piace un casino. Ma lo chi faccio è? Proprio, chi è? Te lo faccio annunciare a te, Paolo. Te lo faccio annunciare a te, non si dice in italiano, però se mi dici almeno chi sono. Guarda, lì Apollo. Wow, lì Apollo 15 con Atollo 13. Ciao la ragazzi. La mia canzone preferita, va. Ciao a tutti, alla prossima, giovedì prossimo con Sulla Cima dell'Onda, sempre ore 21:30, 22, siamo lì per lì. Dipende dalle cagate di Vito Casulli. Ciao! Ciao, adieu!
non lo tradisci. Sale, sale, sale. Bella vulcaniana dalle orecchie a punta, ti ho notata fin da quando sei salita a bordo. So che sei venuta con il data spot, dimmi se ti va di ballare un po'. Qui sull'astronave ci si annoia un botto, il capitano Kirk tiene tutti in pugno. Sono quasi 2 anni che viaggiamo ormai, ma è una sorpresa che ti faccia vibrare il sogno. Mille notti di spaziale rock and roll. Se mi chiama il tuo fondo, mio stellare amore. Il tuo sangue verde non mi impressiona, la tua mente logica non è un problema. Sarà mai gelosi che era dottor Spock, dimmi se ti va di baciarmi un po'. Quando sei sbarcata sul pianeta Clip, io temevo che potessi non tornare più. Pieno di umanoidi eccitati là, dopo qualche giorno ho iniziato a tremare. Sogno notti di spaziale rock and roll, corro. Se mi chiama nel telefono, mio stellare passione tanta soffrirai un po', non te l'hai segnato il caro dottor Spock. Vieni via con me, fuggiremo stanotte, pronta la scialuppa e l'equipaggio dorme. Un'isola deserta ci aspetta laggiù, prenderò lasciare non pensarci più. E sogno mille notti di spaziale rock and roll, corro. Se mi chiami il devolo, se l'hai. È finita, è finita! Cime di Radio Web, only good vibrations.